Dopo vari rinvii dovuti anche e soprattutto agli scioperi degli avvocati di quest'estate, è tornato in aula al Tribunale di Pescara il processo ATO al cosiddetto Partito dell'Acqua. Davanti al collegio di primo grado sono sfilati i 5 testimoni dell'accusa sostenuta dal pubblico ministero Valentina D'Agostino. Sono 12 nel complesso le persone imputate in questo procedimento, tra cui l'ex presidente dell'ATO Giorgio D'Ambrosio e gli ex sindaci di Montesilvano e Francavilla al Mare, Pasquale Cordoma e Roberto Angelucci. Secondo l'accusa, da questo il nome Partito dell'Acqua, l'ATO sarebbe stata gestita come un bancomat per fini personali, causando il dissesto economico dell'ente che gestisce la fornitura di acqua potabile nel pescarese. Tra i testi ascoltati questa mattina, dipendenti, consulenti della procura ed investigatori che hanno lavorato alle indagini. In particolare l'attenzione del pubblico ministero e dei giudici della corte si è concentrata su una delibera, la numero 62, la cui data, secondo l'accusa, sarebbe stata modificata e retrodatata di un mese, da novembre ad ottobre, per permettere il rinnovo del contratto dei dipendenti, aggirando così il commissariamento dell'ATO da parte della Regione. Il PM ha chiesto ai testi che venisse riferita alla Corte anche l'attività di indagine in relazione alle spese di rappresentanza che, sempre stando alla tesi accusatoria, sarebbero state gonfiate per includere pranzi e ceni nei migliori ristoranti non relativi all'attività dell'ente. Stessa cosa sarebbe accaduta per le automobili messe a rimborso ma utilizzate per fini personali. Fino al 2006, si è detto in aula, le spese soprattutto per i pranzi e le cene tra i 100 e i 900 euro sarebbero state rimborsate con determine vergate a mano. Dal 2006 in poi, attraverso un contratto con Caripe che prevedeva una carta di credito aziendale. I reati contestati ai 12 imputati a vario titolo sono peculato, falso, abuso d'ufficio e truffa aggravata.